Ai nostri microfoni il dottor Concetto Incontro, presidente dell'AIDO. La donazione degli organi e dei tessuti, un valore da condividere? Sicuramente è un valore da condividere. È sotto gli occhi di tutti che la nostra società civile sta perdendo la sensazione dell'importanza dei valori. E donare fa parte di quel grande valore importante e fondante di ogni società civile, anche della Chiesa Cattolica. Ama il prossimo come te stesso. Se si comprende, se si ha dentro questo valore, si comprende come donare gli organi sia un valore da coltivare e da perseguire. I cittadini come rispondono? Discretamente, perché noi siamo impegnati in ogni attività, in ogni manifestazione per portare avanti il nostro discorso, che è quello della cultura della donazione, come abbiamo detto un attimo fa. E dico discretamente perché ci aspetteremo molto di più. C'è molto da fare nel nostro circondario per portare avanti la cultura della donazione. Io qui accanto a me ho un amico affettuoso, Salvatore, che potrà direttamente testimoniare cosa è cambiato per la sua vita. Lui è un portatore di un cuore umano che gli è stato donato da una persona che non conosce. Salve, sono Salvatore Ruggeri. Io ho vissuto un anno con un cuore artificiale perché il mio cuore nell'arco di 30 secondi ha smesso di funzionare, e se non mi mettevano su questo cuore artificiale non riuscivo più a vivere. Sono stato in coma 60 giorni e dopo un anno è arrivato il cuore di un donatore che mi ha cambiato la vita, perché altrimenti non sarei più riuscito a vivere. Adesso sono qua, sto portando la mia testimonianza e l'ho portata e continuerò a portarla, a testimoniare il valore della donazione e il bene che può fare donare un organo a una persona che ne ha di bisogno.